Parte da Cosenza e dalla Camera di Commercio guidata dal presidente Klaus Algeri il roadshow di Promos Italia dal titolo Made in Italy, quale futuro? Un focus sulle possibilità concrete offerte dall'export per quanto riguarda la Calabria, la preziosa opportunità di esportare le eccellenze del territorio tra digitalizzazione e nuove sfide globali. L'Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l'Internazionalizzazione ha scelto dunque il Sud, la nostra regione, per analizzare le sfide e le incognite legate alla pandemia e alla crescita dell'inflazione, dando impulso alla vendita di prodotti all'estero, l'export di qualità, quello delle attività manufatturiere, agricole, fino ai prodotti chimici e materiali ferrosi e i metalli di base preziosi. Quella dell'internazionalizzazione è una sfida che può essere vinta, dichiara il presidente Algeri. Promos Italia è una società di promozione sia nazionale che internazionale, dove è una società delle Camere di Commercio italiane e la Camera di Commercio di Cosenza è uno degli azionisti e quindi in realtà siamo dentro a Promos Italia e io presiedo nel CDA. Noi esportiamo oltre quella parte della chimica l'agroalimentare, che l'ho detto prima, è l'eccellenza. Abbiamo avuto quasi il 35% nel 2021 dei nostri dati che abbiamo avuto. Io penso che la Calabria sia il momento giusto per poter fare il passo avanti, ma abbiamo bisogno di queste infrastrutture subito. Certamente l'ultimo miglio noi lo stiamo ancora finanziando, questo come dire, completare l'autostrada digitale, quella sarebbe la cosa migliore. La nostra priorità è fornire alle aziende strumenti e soluzioni per avviare o rafforzare i processi di export e migliorare le loro competenze in ambito digitale, dichiara invece Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia. Molto c'è da fare, soprattutto sulle imprese più piccole, quelle meno strutturate. E qui il sistema camerale, nel suo DNA, può fare molto, può aiutarlo e chiaramente il sistema camerale va supportato attraverso le agenzie come Promos, che è una società del sistema camerale italiano, che sono specializzate nel aiutare, nel supportare, nell'incentivare l'esportazione sulle imprese più piccole e quelle meno strutturate. Quindi c'è tanto lavoro da fare, ma questi dati evidenziano che nonostante la pandemia il sistema imprenditoriale crede in se stesso, regge. I numeri poi sull'ospitalità, sul turismo sono eccezionali da nord a sud, da est a ovest. Inflazione, possibile recessione e tassi di interesse alle stelle hanno drogato l'economia reale e per le imprese è necessaria una nuova vision digitale, come suggerito da Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera e saggista. Beh, è vero che il digitale ha meno problemi, diciamo, sia di costruzione fisica sia anche di impatto ambientale. Quindi sì, in un certo senso chi è un po' più indietro sulle infrastrutture fisiche può compensare accelerando il passo sulle infrastrutture digitali, che sono altrettanto importanti se non addirittura di più. Ma export fa anche rima con turismo, far conoscere al mondo i marcatori identitari calabresi può rivelarsi un'ottima e proficua opportunità di mercato, come ricorda l'assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso. Internazionalizzazione significa anche marketing di territorio unito a marketing di prodotto. Immaginiamo che Rimini non ha il mare della Calabria, tra l'altro in questo periodo il Presidente sta lavorando anche su alcune aree, diciamo, che non hanno brillato negli ultimi tempi. Ecco, è un insieme di cose per cui noi immaginiamo che i nostri prodotti devono avere un markup diverso. Non abbiamo produzioni da grande distribuzione, siamo più di mercato Oreca, gourmet, delicatessen, e quindi avere partner qualificati come la Camera di Commercio di Cosenza, che insieme a un Camera di Calabria operano, diciamo, alla grande, con grande professionalità, e poi Promos Italia, che è l'agenzia, definiamola così, di promozione di tutte le camere italiane, è un'opportunità di confronto, di coinvolgerli, perché io nel realizzare questi progetti stiamo delegando tante cose, insomma, no? E quindi è un fatto positivo.